Va ora in onda la lampada di Aladino, trasmissione ideata, scritta e condotta da Dino Marcantonio, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Federico Pimpini e Daniele Bronzi. Buon ascolto e buon divertimento! Bronzi, oggi buonasera a tutti, buonasera. Oggi ricoglimento totale, veramente. Ciao Bronzi. Perché di solito noi partiamo sempre con la canzoncina, di solito. Però oggi se vuoi partire così va benissimo così. Allora facciamo una cosa. Salutiamo, buonasera Riccardo, buonasera Daniele. Buonasera Dino, buonasera. Allora facciamo una cosa, metti prima la canzoncina, che io ho bisogno di un po' di musica, un po' di carica. Quella Florence and the Machine, che è bellissima. L'avevi subito al volo? Certo. E poi dopo facciamo i saluti, poi facciamo un intrattenimento, poi facciamo una grande musica live. Tutto questo in un'ora o poco più. Ma lei desidera anche lo stacchettino del genio? Ma sì, anche quello, dai, facciamo tutto. Allora, vai, si riprende, si riparte. Vai. 3, 2, 1. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Sono sempre i grandi miti della musica a aprire la nostra trasmissione, la lampada di Aladino. Caro Bronzi, vedi come cambia quando c'è un bel pezzo che ti fa d'apertura. Ship to the Rick, Florence and the Machine. Buonasera a tutti e ben ritrovati al vostro Dino Marcantonio, che vi condurrà anche per questa sera fino alla 21.30 in diretta, in direttissima, assolutamente in diretta. E ne abbiamo avuto dimostrazione. Perché mi hai fatto la supercazzola subito all'inizio. Ma fai blackout la Rai, non si può fare una mischera a noi. No, ma oggi è giornata di blackout, perché anche Facebook, quindi anche il buon vecchio Zuckerberg, dalle 17. Zuckerberg. Monte di zucchero. Monte di zucchero. Okay. Dalle 17 ha fatto il blackout. Sì. Quindi è successo veramente un gran macello, perché sia Instagram che Facebook bloccati per diverse ore. La gente impazzita è uscita per strada, si sono ritrovati, sono guardati in faccia e mi ha detto: tu chi sei? Un essere umano? Allora no, parliamo. Veramente, io ho incontrato uno, mi ha fatto, sì? Mi dai l'amicizia?
Perché è bloccato, giustamente. Gli ha data. Un altro mi ha chiesto il like, ha detto vabbè, ti fa il pollicione in su. Però tutto dal vivo, è una cosa bella. Molto dal vivo, anche perché dal morto è difficile. Beh, assolutamente sì. Allora, buonasera Riccardo. Buonasera. Federico Campini. Allora, Bronzi, oggi avrai un super lavorone, perché oggi il nostro studio pullula di persone, ma soprattutto di bella musica, rigorosamente live. Senti una cosa, io vedo già dalla telecamera di servizio che davanti alla nostra radio ci sono un sacco di persone da far entrare nello studio. E quindi, capito, dobbiamo innanzitutto, perché se loro non suonano, come facciamo a entrarli, capito? Bisogna che loro suonano il campanello e facciamo entrare. Riccardo, per favore, se puoi andare ad aprire la porta, facciamo entrare un po' tutti oggi, Allora, vai ad aprire, grazie. Oh, quanta bella gente! Un po' d'olio però, ogni tanto... Ma se oggi a Firenze c'era il sole splendente, mi spieghi da dove arriva sto vento? Dalla Betone? Da Monte Morello. Ok. E allora eccoli qua, sono già entrati in radio loro, bellissimi, soprattutto lei bellissima, ma anche lui un bell'uomo, diciamo così, è un bell'uomo. E oggi avremo Margherita Lorenzo al secolo IT 42. Buonasera ragazzi e benvenuti. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora ragazzi, io ogni volta che metto in radio mi emoziono, perché già so cosa mi aspetta, perché voi siete come l'apripista di quello che sarà poi la nostra stagione live all'interno di questo studio. Ho bisogno sempre di grandi professionisti, perché noi dobbiamo mettere a punto tutte le nostre strategie. Anche a virgola, Anche a virgola, anche due punti e punto e virgola. Parentesi. Okay, parentesi, vabbè. Quasi. E quindi quando... Graffa. Quando si... basta. Anche basta. Cioè, quando si tratta di appunto di sperimentare, perché ho bisogno di due grandi professionisti, loro, sia Margherita che Lorenzo, lo sono, e stasera mi auguro sì, ma sicuramente sì, vero Margherita? Ah, speriamo, noi ce la mettiamo tutta, grande responsabilità però, sempre. Allora, è già passato un anno dalla vostra prima ospitata qui in studio, sono cambiate tante cose, e ce le dovete dire tutte, specialmente quell'omino che c'hai accanto a te. Che cosa è cambiato in quest'anno, ragazzi? Per quanto riguarda la vita personale, è cambiato che sono diventato babbo nel frattempo, quindi c'è una bella novità. Che però è bravo, dorme, quindi per ora mi permette ancora di fare un po' di musica la sera dopo cena, quindi insomma si prosegue in questa meno attività. Male ha smesso quindi... di sudare lui. No. Per cui insomma tutto bene. Per quanto riguarda il duo invece si prosegue sempre con nuove idee, nuove canzoni, cerca sempre di rinnovare e trovare sempre qualcosa per proseguire questo progetto, che comunque va avanti da tanti anni, quindi per cercare sempre di avere un po' l'entusiasmo, cerca sempre di aggiungere qualcosa di nuovo, nuove collaborazioni, nuove idee, provare a rinnovare qualcosa anche nel modo di porsi davanti al pubblico, giusto per avere sempre un po' di voglia di proseguire, di andare avanti, qualche obiettivo. Allora, insieme questa sera andremo a pubblicizzare una serata molto molto importante in uno dei locali importanti di Firenze, che è l'Hard Rock. Quindi venerdì, se non sbaglio, esatto, questo venerdi 13, alla faccia della scaramanzia, sarete in live, rigorosamente in live all'Hard Rock di Firenze, in Piazza della Repubblica, se non ricordo. Però poi ci dovete dire, perché io vi ho seguito in questo anno, ci sono state tantissime date da quel giorno che siete passati qua in radio, ciò vuol dire che hanno accolto il mio invito a farvi suonare e quant'altro, perché loro sono veramente bravi. Poi sono semplici, in due, paiono 50, però sono due, cioè, nel senso, voglio dire, è tranquilla la cosa. E quindi comunque parleremo nel corso della puntata di tutto quello che è stato questo cammino qui, e naturalmente suonerete brani stupendi. Due ve le ho richiesti io, quindi grazie anticipatamente. Un piacere. Grazie. E allora, però, non salutiamo anche altre persone che sono venute qui in radio, qui presenti ad assistere alla puntata della Lampada di Aladino. Ma che bellezza! Saluto subito di là la famiglia Santini con Matteo, Arianna e Federico. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Non gliela fai la battuta del Santini quest'anno? Vedi? No, vedi? Te l'ho detto anche prima, l'ho visti fuori dalla chiesa. Vedi, ce ne parlo con li distribuiva, è vecchia, lo so. Perdonato. Poi alle mie spalle ringrazio il grande Dario Giannotti, perché lui anche si occuperà delle riprese insieme a Salvatore, che saluto qui accanto a me, perché oggi avremo la bellezza di tipo 3 telecamere, 2 macchine fotografiche, una cosa mostruosa. Abbiamo esagerato oggi. Mi senti, anche se c'è un piccolo ritorno, anche c'è un bellissimo Larsenino. Ma non c'è problema, Larsenino. C'è anche il Larsen da salutare. Ah certo. E quindi ricorda che siamo tutti figli del Larsen. Quello sempre.
Allora facciamo una cosa, mandiamo subito un bel brano in apertura e poi dopo ci dedicheremo un pochino alla musica live, però intanto ci sono le grandi anticipazioni musicali che riguardano una band a me che io adoro, i Maroon 5. Say now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut. Ed eccoli qua, Maroon 5. Allora segnatevi, 3 novembre 2017 uscirà il loro nuovissimo album Red Pill Blues dal titolo, e quindi per tutti gli amanti dei Maroon 5 sarà una data da segnare e da ricordarsi, 3 novembre 2017. Però adesso ricordiamo velocemente i contatti per interagire con la nostra trasmissione, caro Riccardo, sono www.florenceinternationalradio.com per l'ascolto, nonché vabbè, l'app di Radionomi per ascoltarci in streaming, la lampada di Ala-Dino, la pagina ufficiale di Facebook, e ovviamente Florence International Radio, la pagina della radio in generale. Questi sono i nostri contatti, mandateci tanti messaggi. Mi raccomando, che tanto non altro, diciamo che veline, altro che veline. Però adesso io sono subito curioso di sentire qualcosa in live, perché io fremo queste puntate, io le adoro, perché quando c'è la musica live è qualcosa di particolare. Perché allora iniziamo subito. Da cosa iniziamo, Marghe, oggi? Oggi cominciamo Free From Desire. Un brano di Gala. Davvero? Mi ricorda i miei tempi, che furono. E allora iniziamo subito a scaldare l'atmosfera con i T42, con Gala, Free From Desire. My love has got no money, it's got a strong belief.
more and more. People just want more and more. Freedom and love. What is looking for? One more and more. People just want more and more. Free man and love. What is looking for? Free from desire. Minus sense of purifying. Free from desire. Minus sense of purifying. Free from desire. Minus sense of purifying. Free from desire. Na 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 na. My love has got no money, it's got a strong belief. My love has got no power, it's got a strong belief. My love has got no pain, it's got a strong belief. My love has got no money, it's got a strong belief. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what is looking for? One more and more, people just want more and more. Freedom and love. What is looking for? Free from desire. Minus sense of purified. Free from desire. Minus sense of purified. Free from desire. Minus sense of purified. Free from desire. Na 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 na. Calling
that's for sure. Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? Ed eccoci rientrati, Charlie Puth, un nuovo singolino, How Long, che vede questo bellissimo cantante, ragazzi, dopo la Attention di quest'estate che ci ha mai fracassato, però ritornerà prepotentemente sulle nostre scene con questo bellissimo singolo, How Long, Charlie Puth. Allora, caro Riccardo, vedi che Charlie Puth ha scritto questa canzone, sì, dopo che è stato lui un pochino infedele. Aia. E l'hanno beccato. Lui ha risposto chiaramente, non è come pensi. Eh beh, chiaro, classico, classico, classico. È classico, va bene, comunque, lasciamo fare. Allora, rientriamo in studio perché abbiamo i T42 oggi, ci hanno già deliziato con un primo brano dei Gala, datato 1996, me lo ricordo questo brano, voi l'avete fatto in una versione acustica, però io l'ho ballato ai miei tempi quando ero 40 kg meno, me lo ballavo nelle discoteche questo pezzo qui, sì, 40, non di età, di chili, era quello il dramma, capito? Ero in forma una volta ero in forma, ora sono ancora, però di parmigiano, ma sono ancora in forma. Sì. Sformato. Sformato, sì, sformato. Sformato. Canzone 1996, lasciate questo brano, come mai? Aspetta, 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 che se ti apriamo, ti apriamo il microfono. Vai, sì, dica. Vai. Sì, sì, sì. È un brano che non... No, no, questo aspetta un po'. Non c'è, non c'è. Ricca, dagli un attimo il passo, sì, del tuo. Vai. Vai, ok, così, tutto al volo, che siamo nella diretta, la direttissima. Noi, per distinguere la diretta e la registrata, mettiamo qualche scazzo qua e là, certo, perché sennò non ci divertiamo, dai. Infatti, beh, distinguerle, appunto, è giusto. Poi che sto a fare io qui? Infatti. Sì, ti diceva. È un brano che, come è successo magari nel corso degli anni con Marghe, avevamo selezionato tempo fa, sentendo la versione originale. Poi per una serie di situazioni è rimasto un po' indietro, comunque diciamo l'abbiamo lasciato indietro, poi è stato rinciso il brano nello scorso anno per un film francese, una commedia romantica, in cui appunto lei è tornata in studio e ha registrato il brano, questa è una versione acustica, praticamente quella che riproponiamo noi più o meno, che diciamo è veramente molto molto bella, quindi chitarre, archi, una versione molto, molto romantica e intima del pezzo, ci è piaciuto e l'abbiamo recuperato, anche perché a quel punto diciamo, mentre la versione dance rimane comunque molto ritmata, molto ipnotica, come diciamo, questa qui ha una dignità un po' diversa, più viene fuori la melodia, e ci è piaciuta. Che poi ricordiamo, lei era italianissima. Gala, certo, Rizzato, nata a Milano, appunto, sì, che ancora comunque continua nel suo impegno di cantantessa, come chiamo io, cantantessa, ma soprattutto di fotografa, perché è una bravissima, sì, fotografa, oltretutto. E questo brano, comunque sia, che Free From Desire, fu primo in tutte le classifiche mondiali, poi seguito poi dall'album Come To, insomma, un successo incredibile. Questa ragazza qui, poi a un certo punto, è sparita. capita, sono quelle meteore ogni tanto che arrivano. La produzione dance di quegli anni italiana era veramente era fantastica. E poi la cosa è un po' tramontata, e quindi probabilmente queste figure magari sono andate, purtroppo se le sono portate un po' via magari queste. Però ragazzi, bando alle ciance, perché io vi voglio sentire cantare e suonare. E che sennò cosa potete fare, voglio dire. allora, caro Marghe, che facciamo adesso? Allora, senti, ma la dica. Non lo so, allora, facciamo un altro brano nuovo? Sì. Bene. Tipo, allora, tipo? In Your Eyes. Ah, è anche questa bellissima, bellissima canzone del 2001 di Kylie Minogue. Sì. Sono curiosissimo di sentire la versione acustica però questa volta. Sì, oggettivamente è stata una bella avventura anche per noi. In realtà è stato un brano, tra le altre cose, come molti altri, proposto, rifatto e ovviamente amato da subito. Sì, e poi minuti. Quindi ora ve lo riproponiamo. Allora, T42 con In Your Eyes. Breathless
Standing Ovation, Standing Ovation, Massi, quanta gente c'è in studio stasera? Tanto si è andato a prenderli, è in piazza San Marco. C'è il pienone. C'è il pienone, il sold out oggi, quelli di Florence International Radio, che bello. Allora, anche in questa versione questa canzone è bellissima comunque sia, perché insomma quando i pezzi sono belli, fatti bene, come dico io, anche se cambi le versioni comunque rimane sempre un gran bel pezzo. Poi sì, l'interpretazione, rendiamo merito alla voce di Margherita, assolutamente fantastica. Sì. Ma anche io me la godo in cuffia, una meraviglia, guarda. Beh, sì, una bellezza, brava. E non solo, i nostri radioascoltatori potranno anche riascoltare le nostre repliche del venerdì alle 19 e della domenica alle 13, quindi all'ora di pranzo riascolterete anche la splendida voce di Margherita, è quella meno bella mia, però vabbè, ci sono, non si può fare niente, però vabbè, lasciamo fare. Allora, un brano datato 2001, questo brano qui, anche qui la scelta è stata casuale oppure così, un pezzo che vi piaceva in maniera particolare? Allora, io sono patita di lei, cioè a me piace moltissimo lei come cantante, è sempre piaciuta, molto affascinante. Sì, molto affascinante. Piccolina ma c'è tutta. Ha sempre presentato brani molto dance e in realtà poi l'ho riassentita io, questa sono stata io, l'ho riascoltata, riarrangiata in maniera completamente, molto più soft, diciamo, che sposa moltissimo insomma il gusto dei T42, e l'ho riportata in sala prove. Lorenzo Bartolini ha fatto lui dice no, mi piace, proviamo, vediamo, come fa sempre con la sua chitarra aggeggiato in 2 secondi, perché lui ci vuole più o meno 1 minuto e mezzo, e poi abbiamo provato e ci siamo innamorati della versione. Secondo me fa oggettivamente, rende molto onore a lei, cioè una versione molto più soft. E lei è molto, ripeto, molto affascinante, quindi oggettivamente è una versione che secondo me gli dà un merito, ecco. Infatti anche i brani suoi, è molto bello il disco che ha registrato con l'orchestra sinfonica, è stata una sfida abbastanza azzardata per una persona sempre, diciamo, puntato sul dance, comunque su un altro tipo di musica. Ha fatto un disco, è veramente una cosa incredibile, insomma, il fatto di aver portato i brani con un'orchestra sinfonica, tanta roba, tanta roba, più che altro ha dato appunto tanto valore alla voce, alla melodia, alla cosa pezza, magari in tanti brani con suoni, effetti, che altro, spogliati in quel modo, sono veramente di livello. Per un cantante rimettersi, quando a un certo punto viaggi sempre su un certo tipo di musica, no? Quindi vieni lanciato con il dance e poi prendi molta dimestichezza a vestire e interpretare quel genere di musica. Nel momento in cui cambi, ti si spoglia completamente, devi rivestirti, è una sfida. E insomma, quando l'affronti, insomma, lei l'ha affrontata un chapeau. Però, cara Marg, lo sai che c'è? Che dica, no, lo sai che qui mi chiamano l'Affonso Signorini della radio? Oddio. Quindi io voglio un po'. Bravi, per carità, sono bravi a cantare, cose male, ma io voglio sapere un po' di fatti loro, voglio sapere un po' della loro vita, cosa fanno, cosa non fanno, quindi devi sapere. Io voglio sapere un difetto e un pregio di Lorenzo. Oddio. Prima io la faccio a te, attenzione che poi io la faccio anche a lui. Cattivissimo. Allora, sì, lo sai che sono l'Affonso Signorini della radio, lo sai che lui è abbastanza, quindi dica. Sì. No, ma devi essere sincera, fai finta che non ci sia. Dica. Allora, faccio finta. Sì. Allora, partiamo dal pregio. Partiamo. Allora, Lorenzo, allora, il pregio di... No, è un po' difficile. Allora non ce l'hai. Adios. No, è difficile sceglierli. Ok. Allora, prima di tutto sopportarmi, perché oggettivamente io sono difficile. Insomma. Quindi, è paziente. Prima di tutto è paziente. Molto paziente, pazientissimo. Poi... Basta, uno. Che quasi monta la testa. Va bene. No, perché devo dirli tutti. Solo. Infatti. Il difetto? Il difetto... Allora, è molto preciso. Che comunque è un... Pignolo, È molto, a volte tende al pignolo, però per me poi, siccome invece sono tutt'altro, sono molto più creativa, ecco, diciamo così. Sono donna. Molto più creativa, sono molto più spontanea e quindi diciamo questa sua precisione in realtà mi ha fatto molto bene, molto molto bene. Lore, a te la domanda. Allora, partiamo dal pregio. La Marga è puntuale. No, guarda, mi daresti uno scoop grosso. Una donna puntuale,
No, non è possibile. Non è possibile. No. Io ritardo con eleganza. Con eleganza. Con eleganza. Ok. Di mestiere. Con eleganza. Okay. Per cui io viaggio generalmente per le prove, con gli appuntamenti, con un fuso orario diverso. Sì, quello di Bangkok. Cui, sì, quello di Bangkok. Quindi in questo modo, comunicandolo a lei, riesco ad avere i soundcheck e le cose puntuali. Perfetto. No, a parte le battute, no, torniamo un attimo indietro, perché Pregio di Marghe sicuramente, pensando al di là del rapporto d'amicizia che ci lega, legandolo proprio all'abitudine, diciamo, e all'esperienza con la musica, è l'aspetto, diciamo, passionale per l'attività, per quello che facciamo, che bene o male nelle occasioni in cui ho suonato in altri gruppi, o comunque vedendo anche persone, amici che hanno band, spesso e volentieri dopo tanto tempo si lascia perdere un po' la voglia, l'entusiasmo, e in questo Marghe devo dire è sempre un'ottima, diciamo, fonte di entusiasmo, quindi magari c'è anche il momento che uno è più stanco, c'è da, diciamo, fare qualche cosa che magari ci fa fatica o che altro, anche in sala prove, in studio, è sempre una fonte di entusiasmo, anche un ottimo modo per sdrammatizzare quando magari le cose sono più difficili da fare, tutto il resto. Quindi secondo me è una bella componente, perché ha permesso questo suo entusiasmo di fare da traino alla band in questi anni, magari, insomma, i progetti vanno, vengono, e va benissimo, però insomma sicuramente avere accanto una persona con questo entusiasmo è una bella risorsa. Bello. Allora, mentre noi salutiamo un po' di persone, tu intanto apri a braccio la tua fedele compagna di viaggio, cioè la chitarra, capito? Tu invece il microfono. Noi intanto salutiamo, caro Riccardo, sì, tutti quelli che ci stanno scrivendo, in particolar modo, ecco, la Laura chi è? La Ranfagni, saluto, perché mi ha scritto, io visto, ho fatto il post, si parte, mi ha scritto: Dino, si può sapere se non sono in discreta dove stai andando? Dove vuoi che vada? In diretta radio, caro Laura, siamo in diretta radio, quindi ecco, ti salutiamo. Come vorrei salutare anche Andrea e Antonella, in particolar modo Antonella, perché oggi ha avuto un piccolo incidente sul lavoro, e quindi volevamo... sì, appunto. quello praticamente. Anto, rimettiti presto, mi raccomando, dai. Insomma, oggi sì, così, facendo un po' di scaline, volata da come quella, sì, ok, perfetto. Sarà contentissimo di questa cosa, sì, ecco, sì. Ah, ok, va. E poi il grande Max Giusti, certo. E poi pensaci tu, perché qui sono veramente tanti. Tutto lo staff della radio, ovviamente Pierpaolo Bini, Alex Maracani, Laura Bianchi, Chicca B, Monia Alderighi, Massimo Rossi, vabbè, Max Giusti l'abbiamo già salutato. Che altro? I Jalis, ovviamente. Certo. Oh, i mitici Jalis, che ormai fanno parte. Sabato sera, se non sbaglio, giusto? Poi vai, ecco. Jalis sabato alle 21. Esatto. Sabato alle 21. Con la Calitur d'autore. E Massimo Bellè con Dolce, esatto, Alice Live la domenica sera alle, esatto, 22. Ragazzi, abbiamo anche i Jalis noi in radio. Abbiamo anche i Jalis con tanti fiumi di parole, loro ormai sono rimasti mitici, voglio dire, che salutiamo veramente con un grande affetto. Però allora, siamo in fascia pubblicitaria, possiamo fare un altro brano. Che abbiamo, dici, caro Bronzino? Abbiamo ancora 9 minuti abbondanti. Ce la facciamo a fare un brano? Allora, che brano scegliamo, cara Margherita? Allora, il prossimo brano è La La La. Ah, questa te l'ho richiesta io. Questa l'ho richiesta io, perché è un brano bellissimo, la voce di Sam Smith in questo brano qua. E te l'ho richiesta perché poi, guardando il video di questa canzone, ho capito tantissime cose. Perché all'inizio non conoscevo il testo di questa canzone, cioè per me era una canzone così che canticchiavo, cose varie. Poi, leggendo il testo e guardando il video, ha un significato molto, molto profondo. Nel senso che si vede nel video questo bambino che viene maltrattato dal padre, che esce, che lui è sordomuto, allora si mette le dita nelle orecchie per non sentire le offese del padre, esce per strada e incontra comunque sia altri personaggi derisi e un po' come lui, che è nella stessa situazione. Sì. Lui deve capire dov'è il male, dove sta il male, e lo trova dentro una grotta. Questa è proprio una leggenda boliviana. Al che però i due lo lasceranno solo davanti al male, che è appunto rappresentato da questo demone, e loro andranno via. Si vede nel finale di questo video qua il bambino davanti al demone che prega, e sperando che nel male vada via. Insomma, è toccante questa cosa. La vedo commossa, caro Bronzi. No, mi ha veramente... Pensavo fosse una canzoncina così, la 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 la. Ma e invece, con questa spiegazione comunque ci stava questa, Hai ragione. Hai ragione. No, su quell'altra però la possiamo mettere, che c'è un'altra che ho richiesto a questi due signori.
E allora che dici, la facciamo? Facciamola. Allora, sempre con molto affetto. Three for two, guarda, sono scesi anche da Comeana per applaudirvi, veramente, guarda che salutiamo, visto? Allora, bravissimi ragazzi, bravissimi, è sempre una grande bella emozione, veramente. Grazie. Allora, Marghe, ti volevo chiedere, ci avete una scaletta veramente ampia, vi ricordo, venerdì non prendete impegni, andate a sentire davvero, questi due signori all'Hard Rock. A che ora circa iniziamo? Circa? 10. Verso le 10? Sì, 22? Verso le 10. Ce la facciamo? Ce la facciamo, Bronzi? Sera, 10 sera. Ce la facciamo, dai. Ce la facciamo. Dove? L'Hard Rock, l'Hard Piazza della Repubblica, l'Hard Rock. Sì, lo so, stavo pensando cosa c'ho venerdì sera. Ah già, abbiamo tante trasmissioni. C'ho un'altra diretta. È vero, abbiamo tante di quelle dirette, ormai...
ormai siamo diventati veramente una radio international, veramente in ogni effetto. Bene. Dicevo, Marghe, ma farete un repertorio tutto straniero oppure qualche brano italiano? Allora, per questa data faremo tutto straniero. Per questa data. Però guarda, Dino, allora, dimmi. Noi brani italiani li abbiamo sempre, diciamo, abbiamo sempre evitato in realtà. Qui sempre Bartolini Doscet, vorrei sottolineare che Bartolino Doscet, abbiamo il nostro mitico. Occhio, perché se vi becca la Maionchi, per me e no, e per me e no, brava, però brava. Abbiamo sempre il nostro Via con me, che ormai è storico, è nato con noi, penso. Ce lo porteremo. Però in realtà quest'anno, l'anno passato, abbiamo fatto una data, una bellissima data emozionante a Teatro di Volterra, dove in realtà abbiamo presentato prevalentemente un repertorio italiano. E devo dirti, lo ricordo con grandissima emozione, grandissima, davvero. Ma sì, c'è un non brano... è stata una bella sfida, però. Beh, c'è un brano che ti piace particolarmente cantare, che ti emozioni ogni volta che la canti? Questa è una domanda difficilissima, perché ogni brano per me ricordare, in realtà ogni brano per me è veramente una data che noi abbiamo fatto, e poi è stato per forza... Sì, dica, sì, quella mettiamo dopo, non ti preoccupare, quella la mettiamo dopo, sì, dimmi, ogni tanto, perché cioè, se è sentito chiamato in causa, perché lui è il direttore artistico di Sanremo. E il problema è che vado sulla ricerca e mi parte un pezzo. Ma lei non deve ricercare niente. Abbiamo un software che si fa i capelli. Per i suoi. Ok, stavamo dicendo appunto che in realtà è un po' difficile per me, perché ogni brano poi io lo associo a una nostra nuova avventura. Forse quello che mi ha emozionato, che mi emoziona tuttora fare, è Rolling the Deep di Adele. Un brano, quello è quello che mi emoziona. Se ce la facciamo, ce la facciamo, vediamo. Oh, siamo già in fascia pubblicitaria, buon vecchio Bronzi, che lei mi sta spippolando in ogni dove. Cosa ha da spippolare veramente oggi? Il regista deve registrare. Ha ragione. Stavo cercando una cosa per fare una cosina per le cose. Ma non l'ho trovata. E quindi che cosa facciamo? Passa la fase 2. Si va in pubblicità? Fra 5 secondi. Ok, allora poi ritorniamo qui in diretta live con la lampada di Aladino, Dino Marcantonio e T42 e tutti gli ospiti. Vai! Rientrate rigorosamente in diretta con la lampada di Aladino, Florence International Radio con i T42 che si stanno deliziando, ci stanno creando veramente questa atmosfera bellissima in questo studio, ragazzi, bravissimi. Però, caro mio Bronzi, visto che lei continua a spippolare a destra, manca a sinistra, mi ha trovato un brano che a me piace in particolar modo e volevo dedicare alla famiglia Santini che è là, che so che loro sono amanti di questo cantante e di questa canzone. La canzone è datata 1985, se la ricorda lei questa canzone qui? Assolutamente sì. Bravo, in faccia segno, sì. E gliela dedichiamo, il grande Claudio Baglioni? Certo. Gliela dedichiamo. La vita adesso, tutta per voi ragazzi, tutta per voi. Sei tu che spingi avanti,
lavoro duro di essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro. Sei tu nel tempo che ci fa più grandi e solo in mezzo al mondo con l'ansia di cercare insieme un bene più profondo. Con un'attesa di volersi di più senza capir cos'è. E tu che mi ricambi gli occhi in questo istante immenso, sopra il rumore della gente, dimmi se questo ha un senso. La vita adesso aria tenera di un dopo cena e musica di bambini contro i vetri e prati che si lisciano come gattini e stelle che si appicciano ai lampioni milioni mentre ti chiederai dove sei tu. Sei mai fine al viaggio, anche se un sogno cade. Sei tu che è un vento nuovo tra le braccia, mentre mi vieni incontro, e imparerai che per morire ti basterà un tramonto. In una gioia che fa male di più della malinconia, cielo così bello, perché la vita è adesso, è adesso, è adesso. Grande Claudio Baglioni, La vita adesso, 1985. Ragazzi, cosa gradita, questo regalo? Hanno fatto sì, hanno fatto sì. Anche perché è un album bellissimo dove Grande Claudio era sia autore che scrittore delle canzoni del testo. Visto che mancava un po' di canzoni italiane, ce l'abbiamo messa noi. Cara Marco, ce l'abbiamo messa noi. Alla faccia sua. Allora, tieni, l'abbiamo messa noi. Ce l'abbiamo messa noi. Volevo salutare un altro ospite. Dica. Un ospite che ci viene a trovare tutte le sere. Tutte che sta lì alla finestra, aggrappato. È il nostro amico Geco. Grande Geco. Porta fortuna lassù che sta. Lui lo sa che sono un amante degli animali. Lo sa. Quindi viene soltanto, scusamente, nella mia trasmissione. Esatto. Quindi sì, sente proprio il mio calore. Per quello. Dice, mo te magno. Altre che Certo. Grande Geco, c'è sostanza. Allora continuiamo perché fra poco ma noi sforiamo stasera, avverto subito, avvertiamo subito la regia che oggi sforiamo, che ci sono due brani bellissimi da interpretare. Sì, in effetti poi abbiamo il nuovo sponsor, perciò si può sforare. Sì, dai, già abbiamo Black nuovo and sponsor. Air. Sì, Black and Air, Stefano. Si sfora. Ciao. Via. E gli ha detto anche sì, la cosa è bella questa, cioè lui ci ha creduto fino in fondo. Perché a Radio Maria queste cose non accadono? Perché? Loro hanno uno sponsor altissimo. Un patron molto più grande. Uno sponsor da Dio. Assolutamente. Fa miracoli, dicevo. Allora ragazzi, prossimo brano che andiamo a interpretare qual è? Questo, guarda, lui sembra tranquillo, ma non lo so, è un dittatore, grande Lore. Se ce lo dite anche a noi siamo contenti. Tu cantare quello, yeah. Aspetta. È stata una richiesta. Ecco, questa è la richiesta io. Perché qui siamo allora diciamolo. Diciamolo che qui siamo sulla mitologia vera e pura, anche perché questo brano mi ricorda un bellissimo film dove io piango sempre, sono un sentimentale. Che è appunto un film del 99
69 che è Nothing Hill con Hugh Grant e Julia Roberts. Io piango sempre la solita scena quando lei si presenta col quadro davanti a lui e dice: sai, io sono una semplice ragazza che vuole essere amata come una semplice ragazza. E il sottoscritto, no, no, io ho detto ridi, ma io piango ogni volta che c'è quella scena. Io credo che quella sia una scena proprio bellissima, perché tra l'altra volta anche lui tre volte: no, Marghe, questa canzone, io ho visto quel film, non so, forse 3-4 volte minimo, io sta scena non me la ricordo. Allora la scena della canzone è bellissima, perché bravo, c'è il passaggio in cui passa in Portobello Road, esce da casa e c'è il cambio delle stagioni ed è fantastica. Bravo. Per come è girata, a parte sono un amante di Londra, per cui c'ho ancora un pezzettino di cuore lassù, però è la scena, secondo me, veramente bellissima, e la canzone gli fa da è bello è bello tutti i film. Pensate, io ce l'ho in videocassetta, in Blu-ray, in DVD, sul computer. Mia moglie è contentissima che l'abbiamo visto 347 volte. Ecco. Ogni volta quest'estate che lo danno, l'estate, io sempre me lo riguardo come se fosse una prima volta. L'hai scaricato pure tu da iTunes? Sì, assolutamente, perché? Assolutamente. È un film e bellissimo. Fare attenzione a questa scena. Però questa canzone è l'originale del 1971. Il buon vecchio Bill Withers, se l'ho pronunciato bene, lui lavorava come nei componenti dei negozi dei bagno, così, accessori per il bagno, e fu ispirato da un noto film con Jack Lemmon del 1962, di questa canzone qua, che insomma c'aveva questo motivetto che gli girava per la testa, sviluppò questa canzone, incisa all'epoca c'erano i 45 giri, mandò il 45 giri alle radio, però le radio... a quel punto dovevano scegliere su due brani, diciamo, c'era Harlem e Ain't No Sunshine. Lui disse: il mio singolo principale era Harlem. Però i disc jockey che c'era, lo sanno, l'orecchio fino, dissero: no, guarda, Harlem no, quest'altro brano sì. E insomma portarono a successo questo singolo del 1971 fino a quando il buon vecchio Bill ricevette anche il premio come Grammy Awards per il brano R&B nel 1972. Insomma, un brano che hanno reinterpretato tutti, oltre 56 artisti famosi l'hanno interpretato. Vero, sì. Dai, 57, è vero. Certo, diciamo, sì, da Lenny Kravitz all'Outlaws Family. Anche loro. E c'è anche la nostra versione dei T42 che ora subito andremo ad ascoltare. T42 con Ain't No Sunshine. She's gone. It's no war when she's away. And the sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time when she. Le mani, mi sono visto tutta la stagione, veramente ho rivisto anche quel film Nothing. Potremmo fare però con questa versione qua, sì,
non so, la stessa scena del film di Nothing Hill farla qui a Firenze. Oh, qualche yeah, stagioni sì, che passano alla nostra radio. Ti ci vuole un anno però per fare questa stagione. Dici, no, nel senso, eh sì, ci vuole un anno, ci vuole un anno. Tutta la stagione della Lampada della Dina, perché certo, ora vedi, giusto, ora veniamo in camicina, anzi vero, 27 gradi, oggi siamo il 11, 13, quanti ne abbiamo? Ottobre, quanti ne abbiamo oggi? 11 ottobre. È quasi 27 gradi su quelli di Firenze, e quindi io proporrei di fare un minuto di silenzio per tutte le donne che hanno fatto il cambio di stagione. Quindi ah, no, non per me, io sono sempre in ritardo, giustamente, sono anche perché, venerdì, giusto, sabato e domenica hanno messo 27 e 28 gradi in quella della Toscana. Quindi, quindi è sempre bene essere in ritardo, vedi, brava, che la mia regola torna sempre. Oh, vedi le donne, vedi le donne organizzate come sono. Allora, siamo quasi giunti al finale di questa trasmissione, io durerei fino alle 3 di notte oggi, perché con loro è sempre una gran bella emozione. Dov'è il problema? No, il problema è che invece è il calo di zuccheri. Sì. Bravo, lo so, stavo dicendo, io c'ho a quest'ora mi arriva il calo di zuccheri. Guarda, allora, la prossima notevole, mi organizzo, ho un'amica che lavora a Santa Maria Nuova, mi faccio portare una bella fisiologica, t'attacchi boccione, così fai la nottata. Ma la fisiologica di vivi? No, un amico pizzaiolo, no, può portare la pizza. No, pizzaioli ne conosco 200. Ok, fai prima. Ma mi sa che lui c'ha un problema di permesso. No, picchiate di calo di zuccheri. Ah, ecco. Ma la fisiologica quanti anni c'ha? 25, 26 anni? Quanti c'ha? Si chiama soluzione fisiologica. Lo sa che io sono impegnato, non mi impegnato, non mi ecco, non mi faccia perché io sono trasmetto dal garage. Ecco appunto. Oggi facciamo un caffè alle anfetamine. Eccolo. Sì, ci manca solo quello. Allora, ricordiamo i nostri appuntamenti, caro Riccardo, sia della radio per quanto riguarda e anche le nostre repliche della Lampada di Aladino. Le nostre repliche il venerdì alle 19 e la domenica alle 13. A pranzo. A pranzo. Mentre state mangiando. Sì, noi siamo sempre lì. Certo, noi andiamo sempre a cena o a pranzo in onda. Certo. Giustamente. È un caso. Vabbè, no, così era un considerazione. Ma infatti buonanotte, domani sì, se lo dico. Va bene. Sbagliamo sempre gli orari di Riccardo, perché anche oggi abbiamo mangiato presto, ovviamente, per fare la diretta. Ma poverino. Lui sicuramente torna a casa e si mangia una scatoletta di ciappi del gatto. No, ma devi sapere che stavolta è andata bene, perché ero in sciopero, per cui... Ah, stai in sciopero. Anche te c'è la fame, ma pensa a te. Da mezzogiorno a mezzogiorno e cinque. Appunto. E infatti, poi gli appuntamenti di domani... domani c'hai con la notte che è il mistero, caro Bronzi? Siamo con la notte del mistero domani? Ecco, sì, c'è no. Ah, ok, meno male, quindi ma non sapevo più nulla, temporaneamente ferma. Non rischiamo la visita di qualcuno, ok, perfetto. E quindi poi domani sera ci sarà, sì, dica, avanti, bussano. Oggi cosa domani sera alle ore 21 c'è il buon Max Giusti con il suo Tum Tum Cha, la storia del rock. Mi sono mosso leggermente. A te, Mi è cascato due bottiglie d'acqua. Il venerdì, ovviamente, alle ore 20:30 c'è la Walk of Fame con Monia De Righi e Massimo Rossi. A memoria, non c'è bisogno. Vediamo, a parte vediamo la domenica. Ti fa l'esame. Poi, venerdì. Guarda quanti sono. Alle 22:30 la buona Laura Bianchi con il suo SS Amore, che sta riscuotendo, ti sta ancora ringraziando per quella cosa lì. Ora si ride per sabato. Sì. Oh, allora, il sabato mattina alle ore 8 c'è la replica del Pixel, alle ore 10 c'è la replica di SS Amore, alle ore alle ore alle ore 16 c'è la cosa c'è? Ci siamo noi. Le incursioni barbariche, ci siamo. Poi alle 20 20:30 21 che fatica, ci sono i Jaliss. E poi alle 22:30 se non sbaglio c'è la replica del Top 20 Chart. Bravo. E poi e alle 22:30 Tropical Beach. No. US Top 20. West to 10. Senti, una gliela abboniamo, dai, guarda. Ragazzi, sentite, avete sentito in un anno quanti programmi abbiamo inserito? Vecchi, nuovi che sono ritornati. Comunque sia un ringraziamento a tutte le persone che ci stanno seguendo, che insomma non è semplice partire con una piccola web radio, arrivare a certi livelli, non è assolutamente semplice, però noi piano piano, mattone su mattone, ci stiamo riuscendo e vi ringraziamo veramente di cuore. Noi sì, siamo al 40 rosso, mica al 54, sì, insomma, quello lì. Quindi? No, quindi ho sentito una piccola vena di polemica. Io no, ho capito a chi si riferisce. A chi si riferisce? No. Che tanto poi ci copiano tutti. No, sì, lo sa. Ecco,
Lo sai benissimo, M2O, no? Sì, me lo fa risentire, ce l'ha a portata di mano? E questo è stato fatto, ce l'ha a portata di mano? Mi dica, faccia segno sì e no, forse... Addio, sta spippolando, mi fa paura. Non mi ricordo il nome. Allora, mentre lei cerca, io tanto saluto i ragazzi, saluto tutta la gente che è qui in studio. Allora, salutiamo prima tutto lo staff che ha fatto tutte le riprese, le foto di questa magnifica serata di apertura live, quindi ringrazio Dario, ringrazio Salvatore, poi tutti questi video, queste foto saranno messe sulla pagina del sito, che fra poco avrò anche un sito dedicato alla Lampada di Aladino, ma pensa a te, grazie Dario, veramente cuore, grazie a buon vecchio Salvatore, avvicinati un attimo qua perché mi devi dare una perla della sera. Vuoi sentire la versione femminile o maschile lo spot? Quella della chicca o di Riccardo? Quella della chicca, vai, quella chicca. Okay. Eccola. Mamma, vorrei ascoltare una radio divertente, originale, interessante e con tanta bella musica. Amore, ma non esiste una radio così, mi cascasse un meteorite in testa. Florence International Radio, la radio che non ti aspetti. Ed eccolo qua, Noi siamo andati subito quando è uscito lo spot perché Bondi con questo abbiamo registrato questo spot qui, e dopodiché insomma si sono aggregati tutti. Vabbè. Comunque, e poi una certa radio nazionale l'ha fatto identico al nostro. Paro. Pazienza. Anche l'effetto. Addirittura, sì. Anche con gli uccellini e la meteora. Vabbè, dai. Capito? Va bene. Allora, Salvatore, un pensiero della sera, che io so che tu sei un grande poeta, e quindi un pensiero della sera oggi ci sta benissimo con quella cosa lì che ci sta. Sei pronto? Ah. Un attimino. Beh, Aspetta, resisti. Lei ha ragione. Porca, l'ho tolta per... C'ho 2000 sigle che devo fare, ragazzi. Troppi programmi ci abbiamo. Arriva subito. Arriva, eccola qua. Oh, ho trovata. Si può andare. Buonasera. Questa sera ho avuto la possibilità di vivere un'esperienza live musicale, il che vuol dire stare con, in mezzo ai protagonisti e avere la certezza che quello che sentiamo non è artificiale, ma molto, molto, molto naturale. E per questo molto interessante e piacevole. Applauso a Salvatore. Ci vuole un po' di fatica, un po' di emozione. L'emozione, Salvatore, si emoziona. Allora, ringrazio veramente di cuore Margherita e Lorenzo, T4Chu, che ritroveremo venerdì all'Hard Rock. Andate ragazzi intorno alla 22, un bellissimo locale, una bellissima acustica, ci siamo con l'acustica, e quindi venerdì una serata bellissima che vi aspetta, con un repertorio altrettanto comunque di impatto, perché oggi soltanto una piccola parte di quello che poi andranno a fare all'Hard Rock, ragazzi, vi aspetta veramente una bella sfida, davvero, sì. Noi se possiamo facciamo anche noi un saltino. Noi lo aspettiamo, mi raccomando. Ce la facciamo anche perché è dura. Comunque, nel caso, registrate tutto, magari ci vediamo anche cosa avete combinato. Ringrazio anche la famiglia Santini, grazie ragazzi veramente di essere stati con noi. Un bacione a Fede, vieni un attimo qua. Mi mandi Fede, vieni qua vicino a me. Fede che è il bimbo di Arianna e di Matteo. Volevi salutare qualcuno, Fede? Sì. Dimmi. Vai. La squadra di calcio Pontagreve. Ah. E un mio amico di scuola, Cioni Mattia. Eccolo qua. Senti, ma la fidanzata? Non ce l'ho. Bravo, single. E il fratellone sì, però, dai, fratellone sì. Si chiama Cristiano Berretti. Grande Cristiano, nome e cognome ha detto, vai, grande Cristiano. Ma dov'è ora? Non lo so, sarà in giro. Comunque ci riascolterà comunque sia nella replica, ci riascolterà la domenica o il venerdì, la fate ascoltare, che saluto comunque il fratellone ci vuole. Grazie, vuoi salutare qualcun altro? No. Siamo a posto così? Ok, grazie Fede. Allora, grazie ragazzi, grazie Matteo, grazie Arianna per essere stati qui con noi. E grazie Riccardo, grazie naturalmente. E grazie Bronzi per l'enorme lavoro che lei
affatto, e non si preoccupi, qui siamo soltanto all'inizio. E il peggio deve ancora venire. Se pensi lei. È comunque bravo. È comunque sul bravo. Il peggio bravo, che deve ancora bravo. Venire. Allora, ragazzi, con quale canzone ci salutiamo questa sera? Con Teardrop. Oh, ah, altro brano bellissimo, datato 1998. E qui mi hai colpito al cuore, perché anche qui la canzone dei Massive Attack, l'ho pronunciato bene, sì. Massive Attack. Nel video si vede un feto. Un feto di un grembo di una madre, dove lui canta questa canzone e tutte le immagini all'interno di questa, del feto del bambino mi ha fatto un pochino emozionare, ricordando qualche cosa che... qualche sudore, vabbè, qualche cosa così qualcosa. Di veramente bello, che comunque sia anche vecchio Lorenzo a luglio ha avuto la gioia, è vero? Vabbè, non diciamo altro, e quindi avete colpito al cuore, anche perché a un certo punto la canzone cita alla tip drop on the fire, fearless on my breath, cioè la lacrima sul fuoco, impavida sul mio respiro. Cioè, piccole frasi, ma che ti lasciano tanto spunto di riflessione. Vero. Cioè, lacrima sul fuoco, impavida sul mio respiro. Cioè, questo sta a scrivere, questo è in due righe, no, come noi. Sotto il sole, di Vingone. E dai. Invece questi, comunque bellissimo brano. E allora, che dici? L'appuntamento è rinnovato, naturalmente, mercoledì prossimo, in direttissima, dalle 20.30 alle 21.30, avremo, forse, non voglio anticiparvi, ma un super, super ospite, anche mercoledì prossimo. Ottimo. Da quelli che fanno tremare le pareti. Attenzione, attenzione a quello che sto dicendo. Quindi, mercoledì prossimo, dalle 20.30 alle 21.30, con il vostro Dino Marcantoni, Riccardo Federico Peppini e Daniele Bronzi, e con tutti quelli che vogliono venire qui in radio, perché le nostre porte sono sempre aperte, vi aspettiamo rigorosamente in diretta. Vi lasciamo con i T42. Ragazzi, fateci sognare. Ciao a io, ciao! Ciao! Feeling on my brain.
ascoltato La Lampada di Aladino, la trasmissione ideata, scritta e condotta da Dino Marcantonio, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Federico Pimpini e Daniele Bronzi. Buonanotte a tutti.